Ciao a Ciao a tutti, tutti! bentornati qua insieme a noi della Gioco Famiglia. Oggi vi presentiamo Fjords, un gioco portato in Italia da Genos Games, che ringraziamo per la copia review. Un gioco per 2-4 giocatori della durata di 30-45 minuti circa. Soprattutto è un gioco di uno dei nostri autori preferiti, Franz Benno Delonge, stesso autore di Manila, gioco che noi adoriamo e di cui potete vedere il gameplay qui sul nostro canale YouTube e vi metteremo il link qui sotto nella descrizione. Ma bando alle ciance, parliamo di Fjords. Fjords è un gioco astratto ed è una riedizione sempre di Fjords. Rispetto alla vecchia edizione, questa qui introduce innanzitutto le rune che cambiano il conteggio dei punti finali e danno qualche spunto in più, o come diresti tu. Qualche guizzo frizzo. Esatto. E poi in più, mentre nella vecchia edizione si andavano a pescare le nostre tessere direttamente dal sacchetto, qui avremo un piccolo pool, una sorta di mercato, diciamo, di quattro tessere dalle quali potremmo scegliere quella che andremo a piazzare. Quindi un po' meno di aleatorietà. Facciamo vedere la plancia E che non esiste. non c'è la plancia, perché è un gioco, innanzitutto, oltre ad essere un astratto, di piazzamento tessere. Tessera. Fase Perché il gioco è diviso in due fasi. di esplorazione in cui si andranno a piazzare le tessere che andremo a prendere dal sacchetto Bellissimo sacchetto. dipinto a mano, no, beh, a mano no, non credo, Sì, però stampato, e la fase di insediamento, quindi poi avendo messo tutte le tessere andremo a mettere i nostri vichinghi. certo. Perché se siamo nei fiordi, chi ci Insomma. saranno, secondo voi? I saraceni? I No, corsari? I no. pirati della Malesia? I vichinghi col Ci sono i forcone. vichinghi col forcone, perché i vichinghi, sì, erano, per carità, Navigatori. razziatori, navigatori, ma erano principalmente contadini. Bene, possiamo partire. Noi giocheremo questa partita con tre rune, non c'è un limite al numero di rune che si possono utilizzare durante la partita, si può anche giocare senza rune e si possono scegliere quelle che vogliamo. Noi giocheremo con tre rune, che sono La runa della forza, la runa dell'acqua e le rune dell'amicizia. Vedremo poi a fine partita come funzioneranno le rune. In realtà ci daranno poi solo dei punti aggiuntivi Sì, tutte e una tre queste volta rune piazzati i vichinghi. servono principalmente per cambiare qualcosa nel conteggio di punti, che poi è quello che ci interessa. A noi ci interessa Ma vincere, non è certo. che dobbiamo. Allora, prima di tutto dobbiamo andare a pescare quattro tesserine iniziali. Pesco io. Vai, pesca tu. Vado. Sei tu l'addetta al pescaggio, però le sposto un po' più su. Tu peschi, ma io le posiziono. Ok, ovviamente quando si vanno a piazzare le tessere dovremmo andare a far combaciare i vari tipi di terreno. Ovvio, non è che potete metterle. A caso, no, e quella è l'unica regola, diciamo, di piazzamento da ricordare. Bisogna mettere le tessere che combacino con quelle già esistenti. Devono essere collegate. La tessera che viene messa deve essere collegata a due tessere già preposizionate e non si possono creare nuovi continenti. Quindi non puoi mettere un pezzo di terra Sì, irraggiungibile. Inizi tu? inizio io, Vai. va bene. Inizio io. Puoi scegliere la tessera che più ti aggrada. Nel caso raro, devo dire, perché finora ci è successo un paio di volte, che nessuna tessera possa essere piazzata, si resetta il mercato, diciamo, il pool, quindi vanno tutte quante ributtate nel sacchetto e se ne E si ripescano altre ripesca. 4. In questa fase, che non abbiamo detto, in questa fase di esplorazione, possiamo andare, cioè dobbiamo posizionare la Che è tessera che vogliamo obbligatorio. posizionare e possiamo facoltativamente Facoltativamente. andare a piazzare una nostra casa lunga, cioè queste qui, da cui poi partiremo per andare a piazzare i E nostri sono vichinghi. fondamentali, lo vedremo poi nel calcolo del punteggio. Va bene, io ho scelto questa e la vado a mettere. Vuoi mettere una casa lunga? Sì, dai, la metto, la metto. Bisogna metterla
sullo spazio di pianura. Sì, Quindi si può se mettere abbiamo solo sulla una pianura. tessera con sole e montagne non possiamo piazzare la casa. E soprattutto su ogni tessera può esserci un solo token, pezzo, Sì, un insomma. solo pezzo tra rune e Vichinghi e meeple case e case lunghe. E voilà. Guarda, io prendo questa qui, che è Ok. appena adesso, perché mi piace molto metterla qua. E la metto anch'io la mia casa lunga. Già ti dividi così. Vuoi Già mi divido. fare già la sociale. Prendo questa e la metto qui. No, Ne vuoi mettere un'altra? Ok. beh, adesso non esageriamo, non sono più quattro, cioè ne ho solo quattro, quindi non sprechiamole subito. Guarda, io continuo nella mia. No, continuo niente perché questa non la posso mettere. Perché No, già non quella no, combacia. quella no. Guarda, vado a prendere questa, che è la tessera con. Qua Sì? lo vedete in piccolino, ma c'è una runa. Innanzitutto c'è un bellissimo laghetto fatto a luna, Bellissimo. comunque, e c'è una runa, la runa AX, che è la runa dell'amicizia. Quindi quando si va a piazzare una tessera con il disegnino di una runa, ci si va a piazzare quella runa sopra. E darà sempre punti aggiuntivi poi a fine partita nel calcolo del punteggio. Lo vedremo. E qui abbiamo i nostri fantastici riassunti delle rune. Io continuo la catena montuosa. Mi metto la casa. E io gli metto allora questa, visto che tu mi hai gentilmente messo la montagna, metto questa qui. Questa qui è tutta montagna, quindi non ci si può mettere la casa sopra, ma non è un problema perché Ha la runa della contiene forza. la runa della forza, che è questa, e andiamo quindi a piazzare sopra. C'è un sacco di rune intorno, io proprio. Sei runico. La metto qui. Devo mettere una casa. Ci sto pensando, aspetta. No, la metto qui. E ci metto una casa. Va bene, mi dai una tessera. Molto No. bella quella lì. Quella è bella perché si vedono tipo i delfini, le balene in trasparenza. E Vediamo se riesco a metterla qua. Sì, la posso mettere oltretutto qui. anche l'acqua, adesso non si vede forse dal video, però è un po' lucida, è Sì, stampata lucida lucidina, è molto bella. Io rispetto alla gli pianura, alla metto montagna. una casa lunga qua. Una casa costiera. Sì, arriva al ma è al mare. Sì, arriva al mare. Io metto questa qui. E E io metto questa qui. Velocissimi. vabbè, a sto punto. Ci stava, perché no? Ma perché no? È uscita un'altra tessera con la runa dell'amicizia. E Con c'è anche la un mandria, bascolo. c'è la mandria che ricrea la luna, anche la mandria, tra È vero, non l'altro. avevo notato. Ma non lo so, voglio metterla qui. No, a parte che non posso. Le case lunghe, ricordiamo che non possono essere mai spostate. Una volta piazzate, non si Guarda, spostano. metto questa. Ci sta perfettamente È anche. vero. Prendo questa, la metto qui. Ci finisco Così, anche abbiamo la fatto un punta. fiordino. Qui dove la metto? E mo so problemi. Non Non la metto, semplicemente non la la metto. metto. Guarda, io vado a prendere questa qui con la runa dell'amicizia. Guarda, la metto qui. Ok, quindi ci vai a mettere di nuovo un'altra runa. Ok. È uscita la tessera con la runa nell'acqua.
Brava. E ti do quella, che c'è di tutto lì, Sì, guarda. infatti, dove me la metto quella lì? E dovrò mettere questa qui, mi sa, perché è l'unica Ci forse che sta. posso mettere. Ci sta. Quindi devo metterla qui. Ok. Ci metti una casa? Stavo pensando effettivamente se metterla. Sì, la metto. Ok. Prendo questa, la metto qua e ci metto una casetta. Brava, hai fatto bene. Oh, io voglio proprio questa qui perché secondo me riesco a metterla. Guarda qua, tac. Metti la No, ne casetta. ho una sola, me la tengo. Per poco. Allora, vediamo un po'. Con la luna dell'acqua. Va Sì. bene. Va bene. Io cosa metto? E metto questa. No, metto questa che mi piace. Guarda che bella che. Ci sta. È proprio la sua. È Quella è sì, perfetta. Ok. proprio la sua. Ah, no. No, quella lì no. Mi ha ingannato. Io, non ho fatto No, niente. non tu. Mi ha Ah. ingannato la testa. Pensavo, invece no. E quindi forse questa. Quella sì. Metti Questa sì. la casa? Io la metto questa qui. Ah, lì non posso. Lì non posso, ma qui posso. Proseguiamo con le montagne. Uscito il passo. Passo doble. Sono indecisa se metterci la Non casa o no. lo so. Ce la metto La metti. Ci qua, in mezzo al passo. Vai. Oh, è sta. uscito il lago Cuoricino. Oh, che però non ha una. Non ha una Non runa, sarà però è un una runa. cuoricino, bellissimo. No, non posso. No, quella forse sì. Questa sì, Sì. ma no, non la voglio mettere lì. Quella sì, ma non la voglio mettere. No. Niente. Ma No. ripiega su. Ok. Ah, però il laghetto forse posso mettere. Il laghetto sì. Il laghetto. Casetta. Quante tessere sono rimaste? Ce n'è ancora tante? Tu che sei la padrona del Aspetta sacchetto? che. Non Non tantissime. Non tantissime. tantissime. Una decina. Lì. Casetta. Lì sul Sul lago. lago Ci sta. è quella di villeggiatura. Giusto, giusto. Va bene. Sì, ci sta. Molto Quella che. quella che volevo. Allora, era quella che non ti aspettavi, ma quella che ti meriti. Sì, ma no, ma guarda, mi piace, io la metto Vedi, qui. vedi che ci sta.
Perfettamente. Giusto. Io ho trovato questo posticino qui che è perfetto. Che fai, non cioè, che fai, non la metti? Dai. No. Ci va l'acqua lì. L'hai messa tu quella lì con l'acqua? Maledetta. Sei una maledetta. Non è che c'è molto, eh. Mettiamo. No, e no, neanche di qua. E sì, qui. No. Sì. Qui. Allora, mettiamole male e boh, lanciamole sul tavolo. Voglio fare una cosa malsana. Ovvero questo. Dai, mi rovini la bellezza del paesaggio. Mi è lasciato... perfetta, guarda. È perfetta. Capito, mi hai lasciato un buco in mezzo. Ti ho lasciato un buco, sì. È la voragine, quella. La voragine, sì. Del Valhalla. Vai. Beh, dipende se trovi quella che ci sta. Difficile, però... Sei una brutta persona. Però... Però ci sta questa. E allora, boh, le. Ti lamenti. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Io continuo il mio corridoio tra le montagne. Ci sta. Ecco qua. Bella. Bella. La volevo... Guarda, ti do uno spoiler, ce ne sono ancora... due. Volevo quella, io ho detto proprio, ma speriamo che esca quella lì, che mi piace proprio tanto. Finite le tessere nel sacchetto e lì inizia poi la fase di insediamento. Vediamo se riesco a mettere questa qua, così. Volevi farti un laghetto privato? Sì, io ho i miei possedimenti al mare. No, non ci sta quelli. Che peccato. Mannaggia, per poco. Mi piaceva. Non ci sta. Però. Però sta lì. Qua ci sta. Lì ci sta. Controllo. Ok, ultima. L'ultima. Ultimissima. Sì, e poi sacchetto vuoto. Guarda, metto qui perché l'aspettavo da un po' una da poter mettere lì. Ok. Ci sta. Ma guarda che roba. Vai, vai. Ci sta. Vai. Cosa metto io? Mo, tutto tuo. Mi hai stupito, eh? Bravo. Bravo, mi hai stupito. Ti è piaciuta? Sì, molto. E rimane questa. La dovrei mettere lì. Guarda. Che culo. No, non la puoi mettere lì, ciccia. Ah! No, era troppo bello per essere vero. Però ci stava. Puoi metterla sopra, però. Dove sopra? Sopra, lì, circondata dalle montagne. Qui? Gira. Così? Sì. Ma no. Ho capito. Ma no, ma ci sarà un modo da... Non ce n'è. C'ero in qualche modo, tipo... No. Qui. No. Lì. No. Ah, lì, no. Là, no. Lì, no. Lì. No. 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 Però mi piaceva. Quella giocata mi piaceva. Però la metti lì. La metterò qua per forza. Fine. Va bene. Della prima fase. Vai, illustraci la seconda fase, che poi è il motivo per cui... Abbiamo esitato così tanto a mettere le casette, non è che dici vabbè, cosa stanno lì a pensare. Adesso, alle casette. Adesso dobbiamo mettere i nostri vichinghi a partire dalle nostre case lunghe. Oppure da un altro vichingo, cioè deve essere adiacente alla casa lunga o a un vichingo. Comunque, già adiacenti ai nostri pezzi. Però, a fine partita, ogni vichingo piazzato ci darà un punto.
E fin lì. E fin lì, siamo a posto. Ma non le case lunghe, non ci danno consolatate, solo i vichinghi. Ma avendo inserito la variante con le rune ci danno punti. Se mettiamo dei vichinghi adiacenti alla tessera dove c'è una runa. Allora, quella della forza e quella dell'acqua, i vichinghi adiacenti ci danno un punto aggiuntivo. Fine. La runa dell'amicizia, invece, dovremmo andare a vedere chi ha la maggioranza di vichinghi intorno a una runa dell'amicizia. Chi ha la maggioranza avrà due punti aggiuntivi, non per vichingo, ma in totale. Essendo che tu hai piazzato l'ultima tessera, sì, sono io il primo a popolare questo fiordo. Prego. Prendo il mio fantastico contadino. Sì, con l'elmetto. Lo metto qua. E tocca a te. E tocca a me. Io lo metto qui. No, volevo mettere io lì. E io lo metto qui. Cattiva. E io lo metto qui. Qui. No, di nuovo. Vabbè, ciao, io lo metto qui. Ho fatto un saltello. Un saltellino. Qui. Te l'hai dimenticato. Vabbè, l'avevo dimenticata. Qui. Ok. Qui. Vabbè, ormai i miei possedimenti. Prenditi i tuoi. Ok. Non so, riesco ancora a rubarti qualcosa, ma non credo. Niente. No, ormai non possiamo più toglierci. Ormai non possiamo più toglierceli. Da lì l'importanza di mettere la casetta, perché bisogna bloccare i piazzamenti dell'avversario. Io forse non posso più metterne, perché qua ci sono le montagne che bloccano. Perché devi proseguire nelle pianure. E mi sembra basta. Mi sembra basta. Io invece posso ancora metterne uno qui. E uno lì. E uno qui. Ok, stop. Credo che li abbiamo messi tutti. Ora contiamo quanti vichinghi abbiamo. Ogni vichingo piazzato ci dà un punto. In realtà è abbastanza semplice, perché i vichinghi di partenza erano 20 per tutti e due, quindi senza che vi mettete a contarli fate 20 meno quelli che vi sono rimasti, oppure li contate. È giusto? È giusto, ho fatto la prova del 9. Okay. Li ho contati e poi ho fatto anche la sottrazione, così per essere sicura. Bravo. Io sono a 15. Io sono a 12. Ok, però bisogna contare i punti delle rune, che okay, potrebbero ribaltare il risultato. Giusto. Confermare o ribaltare. Confermare o ribaltare. Quindi, io 15, parto da... che sono i miei. No, io parto da 12. Mm. Allora, la runa dell'acqua, quindi un punto in più per ogni vichingo adiacente. Quindi 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Poi, la runa della montagna non è mio. No, non ce n'è mia. Uno, ce n'è uno che anche la runa della montagna, i vichinghi che sono intorno alla runa danno un punto in più. Quindi ero a 16 più questo 17. Poi le rune della vediamo amicizia. Le rune dell'amicizia. Allora qui tu hai la maggioranza perché hai due vichinghi e io ne ho solo uno. E le capanne non contano. Quindi, le capanne non contano. Qui uguale, tu ne hai due e io ne ho solo uno. Quindi io mi fermo a 17. A 17. Io partivo da 15. Sì. La runa dell'acqua niente, perché te la sei presa tutta tu, però io ho le altre. Sì. Quindi 15, 16, 17, 18, 19, sì, più 2, 21, più 2, 23. 23 punti a 17. E vinco io. Sono un capo vichingo, non è che... Capo vichingo. E questo era il bellissimo, bellerrimo Fjords. Che materiali ha Fjords? Belli,
Di più di belli è limitativo. Tesserine belle. Tra l'altro dietro facciamo vedere anche il motivo. Bello. Tesserine belle. Soprattutto voi non lo vedete, ma l'acqua, come dicevamo prima, è proprio bella perché è dipinta e lucida, lucida sì, rispetto al resto del... è bello, bello. Meeple sagomati belli. Che gli vuoi dire? Anche se vorrei fare un appunto, a me personalmente non piacciono molti i colori che c'erano. Allora, abbiamo questo color vinaccia, il giallo che va bene... Abbiamo poi un beige e un nero, li trovo un po' sottotono, però va bene, diciamo in linea con i colori dei vichinghi, ci può stare. Famosi vichinghi color vinaccia. Vabbè, ma ci può stare, sono colori abbastanza naturali. E color sangue rappreso. Delle battaglie. Sì. E poi carino anche il sacchettino stampato con l'immagine del fiordo, bello. Abbiamo giocato la variante con le rune, ma ricordiamo che si può giocare anche la variante classica, quindi senza le rune, andando poi a contare solo i punti dei vichinghi. E si può addirittura giocare con il regolamento dell'edizione precedente, cioè che prevede fondamentalmente di giocare senza il pool di teste, ma andandole a pescare dal sacchetto. In più, per due giocatori c'è anche la versione del gioco, diciamo che è una variante che non è che da chissà che cosa, ma semplicemente prevede di giocare con due colori. Quindi si giocherà con 20 omini di un colore, 20 vichinghi di un colore, più 10 di un altro colore a testa, e mi sembra con tutte le tessere, se non sbaglio. Insomma, per fare una partita in due, ma più grossa. Sì, ci sono poi delle tessere aggiuntive per giocare in 3 e 4 giocatori. Sì. Questo è il setup per due giocatori. Infatti abbiamo ancora due rune dell'amicizia che andranno poi piazzate nelle tessere per 3 o 4 giocatori. Ci sono 7 rune in tutto, le troviamo riassunte qui, su questa tabella. Noi ne abbiamo usate 3, ma ce ne sono anche altre. C'è quella del cavallo, del viaggio che ci permette di spostarci. Potete sbizzarrirvi nella combinazione con le rune come più vi aggrada. Un bel upgrade del gioco classico. Molto carino, perché fai le infamate che tu blocchi tutti, metti lì posizione strategica, c'è da dire non passi che, più, a me piace. Che questo gioco non è nelle mie corde, però va bene, carino, lo apprezzo. È bello, poi guarda che bella la plancia, cioè la plancia. Ed è anche facile, diciamo, da giocare, non è complesso. Sì, no, le regole sono due regole in croce. Non è complesso. Una volta capito il piazzamento della tessera, il resto è fatto. Lo potete giocare anche con i neofiti. Sì, è adattissimo. Magari non partendo subito con le rune, per non creare magari difficoltà, ma puoi farlo giocare tranquillamente a chi ha giocato solo la dama nella vita. Vi ricordiamo che se vi è piaciuto questo gameplay, questo gioco, se vi piacciamo solo noi, anche se non vi piacciamo neanche noi, ma così perché siete gentili, mettete un like al video, seguite il canale, attivate la campanella in modo da non perdervi nulla delle cose che facciamo. E seguiteci anche in tutti i nostri social e trovate in descrizione i link. Insieme al link del gameplay di Manila, non lo dimenticate. Che però è diversissimo da questo gioco. Sì, è completamente diverso. Ma è dello stesso autore. È comunque bello e ha comunque dei concorrenti bellissimi. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!